fiammelle e palloncini da Piazza Vittorio Emanuele fino a Rione Trieste, dove nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è stato letto il messaggio del vescovo Beniamino De Palma. La città omaggia così Domenico Liguori e Francesco Tafuro, i due imprenditori trentenni barbaramente uccisi l'11 febbraio scorso. La fiaccolata si è snodata per numerose strade cittadine, un omaggio per Domenico Liguori, ucciso insieme all'amico e socio Francesco Tafuro, i due soci che gestivano il centro scommesse Intralot a via San Sossio e che l'11 febbraio scorso caddero vittime di un agguato. I presunti assassini sono stati arrestati grazie ad un puntuale lavoro investigativo dei carabinieri pochi giorni dopo. Ma ieri i cittadini di Somma Vesuviana hanno pensato solo alle vittime, in una fiaccolata corteo lunga e composta, partita da Piazza Vittorio Emanuele III e giunta fino alla chiesa di Rione Trieste. Tantissimi gli amici che indossavano una maglietta bianca con il volto di Domenico, i parenti e le persone arrivate anche da molti comuni vicini, insieme alle autorità cittadine, dal sindaco Pasquale Piccolo al consigliere regionale Carmine Mocerino. Il corteo si è attardato nei pressi del centro scommesse gestito dai due giovani. Gli amici si sono fermati accanto alle gigantografie di Domenico e Francesco. Hanno lasciato andare verso il cielo palloncini bianchi, con un saluto culminato in un lungo e toccante applauso. Il messaggio del vescovo è stato letto in chiesa da Peppe Di Palma, amico di Domenico Liguori. Somma Vesuviana ha così potuto finalmente rendere omaggio ai ragazzi la cui vita è stata spezzata a febbraio da 14 colpi di calibro 9. I funerali erano stati infatti vietati per motivi di ordine pubblico. Ma ieri un messaggio è arrivato in cielo. Sarete per sempre nei nostri cuori.